È da questo luogo, che è l'altopiano di Asiago, che voglio presentarvi gli auguri di buon Natale e anche di un felice anno nuovo. Perché passeggiando e attraversando questi ambienti viene proprio in mente l'armonia con la natura, la bellezza della natura, delle montagne e come vedete c'è anche la neve. E in questo tempo in cui si parla di crisi ambientale credo che sia importante lasciarci affascinare dalla bellezza della natura quando viene rispettata e viene in qualche modo colta nella sua integralità e nella sua appunto bellezza. E i miei auguri quest'anno vogliono anche riguardare delle emergenze che ci hanno raggiunto, in particolare quelle dell'Ucraina. E lo faccio sollecitato dal fatto che nella messa si è potuto riprendere il segno facoltativo, lo scambio della pace come segno, scambiatevi il dono della pace, la pace come un dono. E sempre qui sull'altopiano ho ricordato quanto è avvenuto nella Prima Guerra Mondiale, di cui abbiamo da poco celebrato il centenario. Ricordando il disastro, ho visto le fotografie, ecco, questo riporta immediatamente a tutte quelle altre situazioni in cui la guerra si presenta con la sua faccia più drammatica, case distrutte, famiglie distrutte, morti da tutte le parti e quindi questo segno della pace che viene ricordato come un dono durante la messa vorrei augurarlo a tutti voi. È una pace che è importante a livello politico, a livello internazionale, ma che noi vediamo come grande dono anche nelle nostre relazioni interpersonali. Quante volte nelle nostre famiglie e anche nelle nostre relazioni di amicizia o nei luoghi di lavoro ci sono incomprensioni, ci sono silenzi che diventano molto assordanti, distanze che sembrano invalicabili e che richiamano quasi come un sogno la pace. Il mio augurio allora vorrebbe essere proprio questo, che il Natale è anche il primo dell'anno, che tra l'altro viene celebrato da anni come festa della pace, aiuti ciascuno di noi a fare i propri piccoli passi. La pace nasce se mettiamo insieme i nostri desideri personali di pace, il nostro impegno, i nostri sogni di pace. E se tutti insieme vogliamo la pace, il Signore ci farà questo dono anche per il nostro mondo. A tutti vorrei porgere quindi un sentito augurio di buon Natale, di buon anno nella pace del Signore.